Santo. Amen. Dio di ogni bontà e misericordia, che hai voluto essere comunità e mostrare come solo l'essere insieme, unici e diversi, crea la vita, l'amore, la grazia, la pienezza. Donaci di entrare in questo mistero di vita, in questa immagine e somiglianza tua che hai voluto creare l'uomo. Aiutaci ad entrare nella verità della vita fraterna, dell'essere fratelli. Aiutaci a comprendere che dentro c'è un mistero tuo di vita, una testimonianza di pienezza e di verità. È solo in quest'abito che può essere trasmesso il Vangelo, la salvezza, la verità. Una vita e una salvezza e una verità che vengono da te e sono il tuo dono da scambiare e vivere, portare a pienezza nella famiglia umana, nelle fraternità umane, nella famiglia umana. È un mistero di grazia e ti chiediamo di aiutarci a comprendere dentro le nostre fragilità, debolezze, dentro la nostra umanità segnata dal peccato, perché dentro questa umanità risplenda anche la tua misericordia e la tua verità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Il tema di questa mattina è per una fraternità generativa. Credo di vita fraterna in comunità se ne è parlato tanto, si è fatto studi, è uscito anche un documento della Congregazione per l'Istituto di Vita Consacrata. Ci sono approfonditi aspetti teologici e spirituali. Credo però che per noi sia più, diremmo, semplice, ma anche più vero, partire dalla realtà della nostra umanità, del nostro essere persone umane, in cui la vita fraterna è qualcosa che ha sempre un divenire continuo, sia nella sua realizzazione sia nel suo modo di essere. E allora credo che oggi parlare di vita fraterna in comunità richieda anzitutto di guardare ad alcuni documenti fondamentali che sono usciti in questo tempo. In particolare Fratelli Tutti, una enciclica di Papa Francesco molto importante, che veramente letta in profondità si vede la forza delle cose rivoluzionarie che ha per la nostra società. A questo si aggiunge il cammino sinodale che lui ha proposto alla Chiesa, e poi il documento Vino Nuovo in Odre Nuovi del Dicastero della Vita Consacrata. Ecco, sono questi gli aspetti su cui lo sfondo, su cui svilupperà il pensiero di questa meditazione, tenendo conto che ci collochiamo in una realtà sulla quale mi piace sottolineare stiamo partendo e nella quale viviamo. Ed è una realtà di profonde trasformazioni.
sta cambiando tante cose, direi stanno cambiando criteri, modalità, esperienze di vita in mezzo, nella società e nella Chiesa e nella vita religiosa, che siamo tutti coinvolti. E quando si vive questa realtà c'è bisogno di un surplus di sensus fidei, cioè di entrare con la fede dentro, con la logica di chi crede che Dio sta operando. Anche nei cataclismi che stiamo vivendo, parlo solo dei 2 anni della pandemia, ma anche la guerra, che è la negazione della fraternità. Quindi dovremmo anzitutto partire dalle basi antropologiche, sapendo che dobbiamo vivere dentro questa realtà lasciandoci plasmare da Dio, anche in questi cataclismi, diciamo. Perché? Perché qui dobbiamo scoprire davvero una comunità che sia veramente umana e dentro la quale ci sia una paternità accettata, accolta, e una fraternità vissuta nel concreto. Perché è proprio nel contesto di una fraternità umana, cristiana e religiosa che noi possiamo realizzare la nostra vocazione. E abbiamo bisogno per questo forse di imparare di nuovo, reimparare cosa significa essere fratelli e sorelle. Anche perché viviamo in un mondo segnato dall'individualismo. E ho pensato faremo una premessa e 5 punti. La premessa la prendo naturalmente da Fratelli Tutti, proprio per essere concreti. Sono 2 anni ormai quasi passati che viviamo nella pandemia, ancora speriamo di uscirci. E c'è un'altra pandemia della guerra. E cosa stiamo scoprendo di tutto questo? Papa Francesco dice, con la tempesta, che il Covid, la guerra, eccetera, è caduto il trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine, ed è rimasta scoperta ancora una volta quella appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Tanto tempo ci siamo imbevuti di individualismo, di diritti personali, individuali, da vantare. Il virus ci ha mostrato che siamo tutti connessi. Volevamo la globalizzazione. Ecco, il virus ce l'ha mostrato al vivo, anzi al morto, proprio per... in maniera... diremo anche vitale, perché in fondo la trasmissione avviene attraverso il respiro. Infatti ci mettiamo la mascherina. E questo ci ha mostrato che il destino di ciascuno dipende dagli altri, dalla responsabilità anche degli altri. E c'è, direi, quasi una infrastruttura relazionale che ci lega, che lega tutti gli uomini, che li costituisce come persone umane. E proprio perché questa struttura, chiamiamola infrastruttura, ci lega, abbiamo dovuto, per evitare che il virus la utilizzasse veramente, mettere mascherine, distanziamenti, percorsi diversi, abbiamo dovuto cioè separarci, creare separazione. E credo che tutti lo avvertiamo come qualcosa di inumano, qualcosa che ci toglie qualcosa che ci blocca nella nostra dignità, nella nostra profonda libertà. E quindi vediamo, ci ha mostrato e continua a mostrarci che siamo connessi, siamo globali. E direi quasi che è proprio questa relazione
che mostra come l'unicità di ciascuno dipende proprio dall'intreccio delle relazioni. Ciascuno di noi è quello che è perché è frutto di una serie di relazioni. In fondo il virus cosa ci ha rivelato allora? La prima è appunto questa che siamo tutti connessi, cioè siamo interdipendenti. E la seconda è che la morte fa parte della nostra esistenza. La vita e la morte sono due dimensioni che ci accompagnano sempre, vivono insieme con noi, dall'inizio alla fine della nostra vita. L'una la inizia, l'altra la chiude. Sono porta ed è l'orizzonte. Noi oggi la morte tendiamo a nasconderla, a non vederla, metterla più lontano, metterla tra parentesi. Oppure si fa spettacolo nei videogiochi, nelle cose, in tutte le cose macabre che nello spettacolo oggi si ama, proprio quasi per esorcizzarla. Il virus ci ha dimostrato che la morte è un compagno di viaggio. Umberto Saba dice che il pensiero della morte è quello che alla fine ci aiuta a vivere, perché ci dà l'orizzonte di noi viventi e mortali. Però questo pensiero, questo passaggio sarebbe inutile se non serve a farci vivere meglio, a farci, diremo, vivere pienamente quello che è la nostra essere comunione, comunità. E proprio in questo sta provocando, queste pandemie stanno provocando grandi cambiamenti nel modo di vivere, nel modo di stare insieme. E non riconoscere questi cambiamenti, pensare che terminando la pandemia possiamo ripartire quasi come una macchina che si è fermata perché si è guastata, e cambiamo il pezzo, l'aggiustiamo e ripartiamo, non è così. C'è davvero qualche cosa che ha messo in moto, che non sappiamo bene dove ci porterà, come ci porterà, ma sappiamo che dobbiamo essere vigilanti e attenti. E allora ecco un po' i cinque punti che ho pensato con questa premessa. La prima è davvero ripensare intrinsecamente cosa significa fraternità. Fraternità indica anzitutto una relazione vera, profonda, costitutiva, cioè che non dipende da noi, e dà alla nostra persona una doppia relazionalità, una relazionalità orizzontale tra fratelli e una relazionalità verticale con le generazioni che ci precedono e le generazioni che ci seguiranno. E noi siamo dentro, guardate, il paragone è sempre con la fraternità della famiglia, quella naturale, ma non cambia con quella comunitaria, con quella del proprio istituto. Quella orizzontale, diciamo, è tra pari, quella verticale tra generazioni è quella di trasmissione della vita. Se si perde la conoscenza di questa nostra identità profonda, perdiamo noi stessi. Senza questa dimensione orizzontale e verticale, l'uomo fa fatica ad essere uomo. I valori sui quali si costruisce la sua persona nascono dentro questo ambito. Credo che sia la concretezza, anche se bisogna dire che, diciamo,
che non molti oggi conoscono il valore e il significato della fraternità nella società, perché i fratelli naturali cominciano a essere, non esserci o essere pochi. E si creano individui, ma l'individuo è un'astrazione, perché senza una relazione orizzontale e verticale non sta in piedi. Per cui anche le verità evangeliche fanno fatica a passare, perché non è una trasmissione di idee, di percezioni, di studio, di ragionamenti, è una trasmissione di vita. E la vita si trasmette dentro questa relazione. E dire, quando dico famiglia, naturalmente fraternità richiama la famiglia, ma è uguale per la comunità, dove si impara, diciamo, a capire che si è tutti diversi, però tutti ugualmente importanti, tutti ugualmente degni. Ma attenzione, uso questa parola ugualmente, che significa uguaglianza, ma non confondere uguaglianza con equivalenza. L'uguaglianza riguarda la dignità della persona, l'equivalenza riguarda la sua funzione, uno vale l'altro. L'importante è che era l'inganno, ci ritornerò più avanti, che spesso si vive quando si parla siamo tutti uguaglianza, diventa equivalenza, ed equivalenza è uguale sopraffazione, sfruttamento. Per cui davvero bisogna scoprire, come diceva Don Tonino Bello, la convivialità delle differenze. E dice, la si scopre a tavola, nella famiglia, nella comunità. Per cui lì si impara, e si tratta davvero di una scuola, a vivere da diversi, però con uguale importanza e uguale dignità. Per questo non si tratta di dare a tutti la stessa cosa, ma di dare a ciascuno secondo il suo bisogno. Come dice, fare un canto, dice così. Quindi c'è a volte bisogno di un'attenzione particolare. Per cui diventa anche la comunità, la famiglia, il luogo del discernimento. Cioè dove il discernimento non è astratto, non è una fantasia della testa, è una relazione tra persone da portare alla luce, dove lì è scritto il progetto di Dio, l'amore di Dio. E questo avviene attraverso l'ascolto dell'altro, e imparando a prendersi cura dell'altro. L'altro diventa allora una dinamica di reciprocità vera, non tanto una erogazione di prestazioni, io ti faccio questo, tu mi fai questo, ma una relazione in cui io mi prendo cura. E allora pensare alla fraternità significa ripensare alla vera relazione da instaurare nelle due direzioni, sia tra fratelli e sia verticali come paternità e maternità umana, ma anche paternità divina. La comunità religiosa ha una paternità divina, l'umanità ha una paternità divina. E allora così si attua anche l'educazione, la formazione, come trasmissione non di un sapere teorico, ma di un sapere vitale. In fondo lì impariamo le cose imparando un uso creativo della nostra vita, cioè la trasmissione che avviene tra fratelli e tra generazioni specialmente, crea questa continuità di vita, questa cultura. La cultura passa così.
purtroppo oggi stiamo vivendo un tempo nel quale questa trasmissione fa fatica, se non viene quasi annullata tante volte. Oggi quando si vuole sapere qualcosa non la si chiede certo ai genitori o ai nonni, ma si va su Google, il nostro padre Google, e diciamo e lui ci spiega tutto e ci dice tutto. E pensiamo così abbiamo acquistato libertà, noi abbiamo acquistato la schiavitù, perché quello non lo controlliamo. D'altro dialoghiamo, riceviamo vita. Però non si tratta di dire di valido o non valido, c'è questa realtà che bisogna tenere conto. E questo vale anche in comunità, non solo la famiglia. E noi pensiamo ai ragazzi, guardiamo a noi, guarda a me. Quante volte mi serve qualcosa, vado sul computer e vado a cercare. C'è invece una costituzione di un sapere che viene comunicato proprio dalla comunità, che non è il luogo della regola, che non è il luogo della regola, ma è il luogo della trasmissione della vita, della generazione della vita. C'è un'eredità che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a trasmettere, e questo avviene all'interno della vita comunitaria. Che trasmette l'eredità del carisma che abbiamo ricevuto, la condivisione, perché lì è in questo scambio vitale che si continua l'incarnazione del carisma dello Spirito. Senza questa capacità di trasferire il valore si rischia di perderlo, di svuotarlo. Perché si impara un modo di essere. Ecco che credo che è importante cominciare a rendersi conto che la relazione comunitaria è qualcosa di molto importante, non perché per osservanza regolare, non per tante cose, ma per trasmissione, per fraternità e trasmissione di vita. Questo è al centro. E questo deve stare al centro e poi tutto il resto è tutto strumentale. Noi spesso abbiamo il vizio di scambiare gli strumenti con la sostanza. La sostanza è proprio questo che deve avvenire all'interno della comunità. Ed è così che possiamo salvare la nostra vita e trasmetterla. Qui richiede davvero una fondazione antropologica e anche teologica delle comunità. Però bisogna fare i conti con l'umanità, bisogna essere concreti. E la fraternità è ambivalente, ha una attenzione polare, dice Romano Guardini. Cioè siamo umani. Cioè impastati di bene e di male. Il nostro campo contiene grano buono, ma anche zizzania. E sappiamo che la zizzania purtroppo non si può strappare. Bisogna aspettare. Bisogna convivere. E quindi questa ambivalenza strutturale che abbiamo si riflette proprio dentro la vita comunitaria in modo ancora più forte, proprio perché lo stare vicini porta allo scoperto la verità di noi, le nostre fragilità, le nostre debolezze, e non riusciamo a nascondere, perché gli altri le vedono, volenti o nolenti, di ciascuno di noi che viviamo insieme sappiamo i difetti, i vizi, le abitudini, eccetera. Cioè, non sto dicendo proprio che non come male va bene, come realtà, come fatto. E dobbiamo essere coscienti di questo. Del resto, se noi guardiamo la Sacra Scrittura, ci sono due modi di stare nella casa di Dio, da fratello. E l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento ci danno due esempi. Il primo dell'Antico Testamento lo conosciamo molto bene,
Caino e Abele. Ce n'erano solo due, uno ammazzava l'altro. La fraternità umana, diremo che lì si vede quello che ha fatto il peccato originale. Lì si vede, concretamente. Ha spaccato la fraternità umana, l'immagine e la somiglianza di Dio. E qual è la frase? Diremo che ci può aiutare a capire qual è il livello della fraternità. Cosa dice Caino a Dio, che gli dice: dov'è tuo fratello? Sono forse io il custode di mio fratello? È una frase chiave dell'incuria: non mi interessa. Contrario invece è prendersi cura, dice Papa Francesco. È la frase chiave dell'incuria, che è il contrario della cura e di ciò che produce umanità di scarto, che produce scarto, mentre la cura è il movimento contrario, cioè un movimento di coinvolgimento, di sollecitudine, di impegno verso l'altro. Ecco qui la verifica. Le comunità vivono come: sono forse il custode del mio fratello? Oppure sanno avere epimeia, cioè cura. La parola greca è bella perché ha vari significati, che però, diremo, tutti illuminano il prendersi cura. Anzitutto si può tradurre con è attenzione, cioè è la capacità di essere attenti. E cosa significa? Saper dedicare tempo a volte. Noi abbiamo sempre troppo da fare. Durante la nostra giornata, le nostre cose, che sono la prima cosa. L'attenzione alla vita comunitaria, agli altri in comunità, spesso lascia a desiderare. E guardate, ci siamo abituati oggi a vivere in comunità, ognuno col proprio lavoro, con i tanti lavori, con le tante e col poco tempo, per cui facilmente non si è capaci di attenzione. E questo la giustifichiamo. Ma l'attenzione può anche esserci a volte. Io vedo il fratello nel bisogno, ma io ho altro da fare, non c'ho tempo. Quindi non basta l'attenzione. C'è bisogno anche di un secondo aspetto che sempre la parola epimeleia esprime, è sollecitudine. Quindi non è soltanto prestare attenzione, ma davvero mettersi in ascolto. Ascoltare. Guardare con gli occhi, capire il cuore. E questo avviene solo se io entro in relazione, cioè se io mi apro ad accogliere la relazione con il fratello. Perché allora può, dico può, meno sempre, scatta quello che è l'altra traduzione, che è l'impegno. Prendersi cura direttamente, cioè è quasi un prendersi cura politico, cioè politico non nel senso della politica, nel senso cioè che io mi faccio vicino per cambiare, per fare nuova la relazione, per dare vita, non tanto una funzione da fare, ah, hai bisogno di questo, ecco, te lo faccio, ta-da, e poi te la vedi tu. Succede tante volte che dice, almeno a me, io così tante volte mi comporto. Mi rendo conto che sbaglio, riflettendoci. E naturalmente, quando non si vive questo meccanismo di attenzione, di sollecitudine, di impegno, nascono le invidie, le gelosie, i conflitti. Perché quello sì e io no, perché questo lo fa, cioè, cominciano tutte queste differenziazioni, perché manca
il punto di Dio. L'immagine che ci viene data dal Nuovo Testamento è quella, anche questa molto famosa e studiata, quella del padre misericordioso del figlio prodigo. Se voi vedete, il primo figlio, quello che chiamiamo bravo, perché esegue il volere del padre, non perché creda, ma perché forse ha paura di trasgredire. Vede che la sua vita dà tanti vantaggi, può ricavarne da questa situazione tutto il vantaggio per sé. Quindi anche l'osservanza della regola, l'essere precisi e tutto il resto, attenzione, può nascondere una volontà di un quieto vivere, di usufruire di quello che ci è dato il più possibile, senza avere rogne, diciamo noi. Mentre l'altro fratello è quello che rischia. È il fratello che prende il rischio di vivere la sua vita. Non è tanto il discolo della famiglia, il figlio del genere, ma è quello che prende il rischio di costruirsi la vita in modo nuovo. E tanto è vero, ed è molto bello, che il padre gli dà la sua parte di eredità. Non solo, forse gli avrà dato anche dei soldi da spendere in questa sua avventura. In fondo il figlio è già grande, il padre gli ha consegnato l'eredità, non prendiamola soltanto in senso materiale. Di fatto l'eredità che gli ha dato è il suo amore, la vita, i termini di valori culturali, di stile di vita, di modalità di vita. Quell'eredità che è quella che poi non lo sveglierà, è proprio quell'eredità in casa di mio padre, cioè la cultura, lo stile del modo di vivere, eccetera, che c'era in casa di suo padre, è quella l'eredità che lui ha ricevuto, più di tutto. Mentre il fratello più grande, nonostante che ha tutto, non ha preso questa eredità, perché è chiuso in sé. Il suo orizzonte esistenziale è piccolo. In fondo, vedete, la comunità condivide con noi, la congregazione condivide con noi il tutto della sua eredità, della sua ricchezza. Ma noi tante volte ci accontentiamo non di questa eredità e ricchezza, ma di osservare la regola. Ma osservarla per stare tranquilli, per vivere tranquillamente, sentendoci nel giusto. Però vedete, questo provoca anche questo, conflitti, gelosie, perché manca il prendersi cura di uno e di altri. Il padre si prende cura dell'uno e dell'altro. E guardate, prendersi cura non significa prendere possesso dell'altro e volerlo controllare e volerlo seguire, ma significa dargli vita. Dobbiamo essere consapevoli allora che la fraternità ha strutturalmente il rischio delle tensioni, ma nello stesso tempo ha anche la possibilità che queste tensioni diventino generative, cioè trasformare i nostri limiti. Perché vedete, di fronte a un conflitto ci sono due possibilità: o il fratricidio come Caino, oppure il trasformare l'incontro, scontro, in qualche cosa che va oltre, che fa nascere qualcosa di nuovo, cioè
la comunità diventa il laboratorio creativo in cui i conflitti si superano non cercando chi ha ragione o chi ha torto, ma in una nuova soluzione in cui il bene dell'uno e dell'altro viene valorizzato. Viene valorizzato il grano e si lascia, si tiene conto della zizzania, ma senza farla pesare. Ed è proprio in questa risoluzione dei conflitti che la comunità cresce, l'umanità e l'esperienza di Dio cresce. Senza imparare a gestire questi conflitti, cercando non l'accordo, mettiamoci d'accordo, non al ribasso, ma andando oltre. Non è soltanto allora il trovare una soluzione, ma il capirsi l'un l'altro, cercare di scoprire il bene e le ragioni dell'altro, e l'uno dell'altro, in modo tale che si può andare oltre valorizzando queste ragioni. Papa Francesco, proprio i fratelli tutti, parla molto di questo. Dice: tante volte la fraternità è difficile perché si vive in situazioni precarie. E si rischia di essere schiavi della situazione. Dobbiamo esercitare, dice, la libertà del nostro essere trascendente. Cioè, dice, l'essere umano è trascendente di natura, cioè mira ad andare oltre, trascendere in questo senso. E il primo oltre è andare oltre a se stesso, ed è l'altro che mi aiuta ad andare oltre i miei limiti, a superare i limiti della situazione, della realtà. E allora qui si scopre che l'unità è superiore al conflitto. Scrive al 245 di Fratelli Tutti Papa Francesco: l'unità non significa puntare al sincretismo né all'assorbimento di uno nell'altro, cioè andiamo d'accordo perché uno prevale e l'altro si adegua, ma alla risoluzione sul piano superiore che conserva in sé le preziose potenzialità delle polarità in contrasto, l'opposizione polare di Romano Guardini. Vedete, si tratta davvero di un salto di qualità, dove tutte le posizioni portano un contributo e nasce una cosa nuova. E Papa continua, Papa Francesco: sappiamo bene che ogni volta che come persone e come comunità impariamo a puntare più in alto di noi stessi, dei nostri interessi particolari, la comprensione e l'impegno reciproco ci trasformano in un ambito dove i conflitti e le tensioni, anche quelli che si sarebbero potuti considerare opposti nel passato, possono raggiungere un'unità multiforme che genera nuova vita. La fraternità è unità multiforme. Un secondo punto, saltando troppo lungo su questo, vediamo di accorciare. La fraternità è un legame non scelto. È il terzo punto. E dunque, l'aspetto, diremo, più rivoluzionario della fraternità e dell'educazione che avviene all'interno per superare l'egoismo è che la fraternità non è un legame scelto. Cioè, nella nostra cultura ciò che si sceglie è mio, ciò che non scelgo non è mio, mi è dato, mi è imposto, mi è imposto. Mentre l'essere fratelli o sorelle ci è dato. Nessuno di noi ha scelto i suoi fratelli, li sono dati.
così la comunità non si è scelta. Ed è proprio questo che costituisce fondamentalmente la fraternità. L'essere fratelli, l'essere figli, sono legami non scelti, eppure sono quelli che ci costituiscono, quello che siamo. Senza questi noi non siamo. E nel bene e nel male, questa è una relazione costitutiva. Ecco l'inganno dell'individualismo, l'inganno profondo, che sono libero quando sono io che scelgo, è mio ciò che scelgo io sono quello che voglio io. Quella non è libertà, è una nuova forma di schiavitù. Pensa di essere liberi quando si sceglie, ma di fatto si sceglie al supermercato, si dice. Cioè, quando io scelgo, sono io scelgo da ciò che è sul mercato. Ciò che mi viene offerto, ciò che mi viene detto. Quando dico, uno dice di fare quello che gli pare, in realtà fa quello che gli altri fanno tutti gli altri. Tipico di oggi. E poi specialmente oggi con internet, metaverso, eccetera, che hanno la profilatura di noi, di ognuno di noi, fai un acquisto, ma forse ti piace anche quest'altro, no, guarda, c'è anche quest'altro. Ah, io sono libero, guarda, libertà di scelta. No. Sono libero quando genero una cosa nuova. Quando faccio una cosa nuova. Cioè, non ciò che ho scelto rappresenta davvero la mia libertà, ma ciò che io genero rappresenta la mia libertà, la mia persona. Ecco perché parlavo di fraternità generativa. In fondo, quello che non abbiamo scelto rappresenta una sfida per metterci di fronte a questa realtà che non abbiamo scelto e far sì che questo trovarsi di fronte diventi un confronto generativo, un incontro, una relazione capace di generare, si genera tra diversi, se no non si genera. Si compra al mercato oggi anche i figli. Credo che se non si comprende questo, non si comprende l'essere fratelli, ma non si comprende neanche la vera libertà dell'uomo, la vera grandezza dell'uomo, la vera essere immagine e somiglianza di Dio. La libertà non è andare al supermercato della vita e scegliere quello che io voglio, il naso nuovo, la faccia nuova, la mano nuova, poi la cambio ogni giorno, siamo sempre nella mobilità, mentre quando genero faccio qualcosa che è il frutto mio, ma che ha una sua dignità, una sua libertà. Ecco l'immagine di somiglianza di Dio. Veramente, allora una comunità deve essere capace di incontrarsi generando futuro. Ciò che scegliamo è quello di dare vita a loro, di ricevere e dare vita. Perché proprio forse ciò che non abbiamo scelto ci costituisce fondamentalmente. Proprio i fratelli che non abbiamo scelto ci costituiscono come comunità, come persone, come famiglia religiosa. I confratelli non li abbiamo scelti. Ma sono anche pesanti a volte, no? Però sono quelli che ci costituiscono fratelli. Ci danno a noi la possibilità di essere comunità generativa,
diventa anche la comunità, la scuola dove si imparano davvero le verità evangeliche. In fondo qui si realizza quello che dice Giovanni nella sua prima lettera: chi ama suo fratello rimane nella luce e non vi è in lui occasione di inciampo. Chi odia suo fratello è nelle tenebre. O ancora, noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, con la generatività. Chi non ama rimane nella morte. Se tagliamo quindi questa relazione e la mutiliamo, non siamo più noi stessi, mutiliamo noi stessi. E noi siamo in relazione strutturalmente, a partire dalla nostra nascita. Ce lo dice qualcuno, non mi ricordo chi l'ha scritto, è il nostro ombelico. L'ombelico ci dice che eravamo attaccati, che abbiamo ricevuto la vita. E finché non abbiamo potuto respirare con i nostri polmoni, abbiamo dovuto utilizzare acqua, un'altra. E poi, prima che individui, siamo stati proprio in relazione e continuiamo ad essere questa relazione. Ecco, quindi allora la comunità religiosa è chiamata a vivere non una fraternità ideale dove tutti sono, tutto è carino, no, ma una realtà in cui, diremo, la guerra, la battaglia è per dare vita, non per togliersi vita, per crescere. E credo che solo così riusciremo oggi specialmente a reinventare le nostre comunità, perché è innegabile. Come sono andate avanti fino adesso, non stanno più in piedi. Poi tutti gli istituti religiosi stanno riflettendo proprio sul loro modo di essere comunità. E nessuno ha una soluzione. Perché la soluzione non possiamo darla noi, la dà lo Spirito e la generazione nuova. E qui vorrei fare un ulteriore approfondimento, un quarto punto per approfondire 10. E velocemente, ve l'ho già accennato, cioè il rischio che noi abbiamo di pervertire la libertà e l'uguaglianza senza avere il concetto di fraternità. Cioè la libertà vista in modo individuale diventa qualche cosa che genera individualismo e quindi instabilità, non libertà, sfruttamento. L'altra è l'uguaglianza che diventa equivalenza. Cioè uno vale l'altro, lo dimostra il cosiddetto linguaggio inclusivo che oggi si vuole usare, omologante, che invece di favorire rende schiavi. La libertà può diventare davvero individualismo distruttivo che usa le persone, sfrutta l'ambiente, sfrutta tutto e tutti per se stesso. E quello non è libertà, è individualismo, sopraffazione, va chiamato con il suo nome. Guerra, contro quello che sta avvenendo davanti ai nostri occhi. E l'uguaglianza, quando diventa equivalenza, diventa funzionale, cieca. La persona, chiunque sia, o la fai tu, la fa un altro, non cambia niente, lo fa una macchina, la stessa cosa. Cioè uno equivale all'altro, è l'impoverimento più estremo. Non è uguaglianza quella, è equivalenza. Cioè è la funzione che dice, non la persona. Al centro diventa la funzione,
quando non c'è davvero una fraternità, una capacità di prendersi cura gli uni degli altri, dell'essere fratelli sul serio, interdipendenti. E infine, l'ultimo punto, anche questo velocemente, è fondamentale. Cioè si è fratelli perché siamo un unico padre. Non si può parlare di fraternità senza una genitorialità, senza un padre. In fondo è il padre che dice a Caino: dov'è tuo fratello? È il padre che dice: guarda che tu sei sempre con me, dice al fratello. La fraternità che esplode nel conflitto, rischia di esplodere nel conflitto, quando non c'è la paternità unica che motiva lo stare insieme. E noi siamo fratelli perché abbiamo un unico padre. E questo dovrebbe interpellarci profondamente. Perché il padre comune c'è. La prima lettera di Giovanni dice ancora: se uno dicesse che io amo Dio e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Infatti chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da lui: chi ama Dio ami anche il suo fratello. Ecco, credo che davvero la riconoscenza di avere Dio per padre è il vero concetto che rivoluziona la fraternità. La comunità religiosa si ritrova con una paternità vera e una fraternità vera in Cristo. Ecco il senso. Allora, degli strumenti che ci sono dati per realizzare questo, questa paternità, l'esperienza concreta di questa paternità divina e questa fraternità umana. E Papa Francesco ci aiuta al numero 287 di Fratelli Tutti, quando cita Charles de Foucault e dice: voleva essere il fratello universale, ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Ecco, allora la fraternità la si scopre dentro due margini, due punti margine, due confini, diciamo due luoghi che possono risvegliare questa nostra fraternità, per acquistare le dimensioni generative della fraternità. Il primo punto sono gli ultimi, cioè il punto di contatto con la marginalità, laddove dobbiamo esercitare la fraternità. In fondo abbiamo sperimentato e visto concretamente in questi tempi la malattia, la morte, la solitudine, come tutto sia connesso, come anche la natura sia connessa in tutto l'insieme, con fondo le cicche della Laudato Si, di Papa Francesco mostra questo. E allora andare ai punti limiti, i poveri, i piccoli, come diciamo noi, i sordi, e andare a loro con questa logica generativa. E l'altro punto estremo è aprirci alla trascendenza, cioè al dono di Dio che passa attraverso la nostra generazionalità, la capacità di generare. E solo guardando al Padre e guardando agli ultimi, fratelli ultimi, in questi due orizzonti, questi due punti limite, che noi possiamo riscoprire di essere fratelli. Perché ciascuno di noi poi scopre, nell'andare verso il limite, il suo essere limite,
e scopre i limiti del fratello e insieme generano verso il più povero, il più bisognoso. Quando dico questi due punti limite, dico gli ultimi e quando dico il Padre, dico preghiera. Credo questi due punti, senza poveri e senza preghiera, non c'è fraternità. Le nostre comunità forse hanno perso qualcosa di questo. Abbiamo bisogno di ripartire da questo per imparare a vivere.